di Winter 2017. Siamo oggi in compagnia di Marco Lucchini di Banco Alimentare e Stefano Colmo di Slow Food. È una bellissima opportunità questa per far capire al settore turistico ricettivo su come si può, si possono evitare gli sprechi a livello quindi sia ristorativo che alberghiero, ma farla diventare anche un'opportunità per aiutare gli altri e per ridurre i costi, visto che comunque la parola food costing nel nostro settore fa tanto, no? E utilizzarla anche come un'opportunità di marketing in realtà, quindi per avere più, migliorare la brand reputation, visto che anche questo è un altro parolone che piace sentire molto ai nostri colleghi. Voglio cominciare un attimo, vediamo un po' chi inizia di voi. È uscita una legge il 2 agosto 2016. Che cosa dice questa legge? Purtroppo manca l'informazione dall'ambito associativo e comunque dalla nostra categoria. Siamo qui per portare questa informazione. Da due principi fondamentali. Uno è quello di favorire il recupero del cibo in tutta la filiera, quindi dall'agricoltura fino alla ristorazione. E invece quella di educare il consumatore a gestire al meglio quello che hanno nel loro frigo nel momento che acquistano, facilitando tutto ciò per il mondo delle imprese, soprattutto negli aspetti fiscali, nella certezza igienico-sanitaria, e invece nel mondo dei consumatori favorendo proprio la comunicazione, collaborazione col Ministero dell'Istruzione e azioni concrete tale per cui poi alla fine il risultato sia positivo, cioè meno spreco e più recupero. Per quanto riguarda la parte slow food, si potrebbero attuare dei comportamenti più virtuosi. Oggi ne hai detto qualcuno, proviamo a dirne qualcuno e poi pensiamo invece a quali sono le obiezioni dal punto di vista dei professionisti che stanno dall'altra parte e poi magari raccontiamo invece le best practice, che si sarebbe successo. Vai! Beh, le azioni sono azioni, io dico sempre, di estremo buon senso, quindi da calibrare gli acquisti, nel senso facendo la lista della spesa un po' il più rigorosa possibile, io dico sempre poco fa, anche dire come facciamo la lista della spesa come se dovessimo mandare qualcuno di cui non ci fidiamo, per esempio. Recuperare le ricette della tradizione, che molto hanno a che fare con il loro utilizzo degli sprechi. Rivolgersi a un mercato locale, quindi comprare poco, spesso da produttori piccoli a non vicini, questo ci permette di conoscere meglio ciò che compriamo e chi lo produce come prodotto, quindi migliorare anche l'offerta e la narrazione di ciò che noi, di ciò che noi facciamo, riducendo l'impatto ambientale e appunto comprando poco e spesso quello che abbiamo fatto proprio anche lo spreco. Questo è in sostanza quello che va fatto, secondo le vecchie. Che sembra semplice, poi per la mia esperienza appunto abbiamo magari degli chef, comunque degli F&B manager piuttosto che una serie di direttori generali. Vi racconto un po' quali sono le obiezioni con cui mi ritrovo io ogni giorno un po' ad affrontare, a combattere, no? Per la serie sì, ma noi dobbiamo stare dentro un certo budget, poi mi ammettono, devo aumentare le tariffe, se compro dei produttori ci provo, ma dal merce non arriva, i fornitori non me la danno in tempo, tutta una serie di soluzioni che si morde a coda, o magari per motivi igienici di HCCP, la ASL e quant'altro, e abbiamo bisogno di una persona in più che faccia solo questo per poi dare da mangiare i porri. Cosa mi dite su questo? Dico che sta cambiando anche molto la mentalità e anche alcuni parametri. Questa legge, la 166, già appunto incentiva. È uscito da poco un parere dell'EFSA, che è l'agenzia europea proprio sui temi del food, dove riguarderà con un occhio particolare tutto il tema dell'HCCP proprio per i piccoli ristoratori o la ristorazione, proprio perché non si può usare gli stessi criteri per una grande fabbrica e una piccola trattoria, che non vuol dire che ci rimette la salute o qualcosa, no, si usano dei criteri che sono più proporzionati al soggetto e non solo alla procedura. Devo dire un'altra cosa, che io sono convinto che i ristoratori proprio per economia stanno attenti. Il problema è capire l'attenzione fin dove arriva. Sto attento all'acquisto, sto attento, ma se compro della verdura, se compro della carne, ottima, perfetta, quando la lavoro per poi portare il piatto ho degli scarti. Questi sono scarti o sono possibilità ancora di nuovi piatti? La tradizione italiana, quindi la prima richiamata, è fatta principalmente di piatti di recupero.
risotto a salto, la ribolletta, ma gli spezzatini sono la carne meno nobile. Quindi io credo che bisogna aggiungere, oltre che leggi, norme, buon senso, un po' di creatività in cucina. Il focus sulle soluzioni invece che rimanere focalizzati sul problema. Esattamente, cioè imparare a ritornare a sapere che quella è una risorsa e che è una risorsa fino a che non viene buttata. Una volta buttata è buttato via tante altre risorse. Sul tema della gestione, sul tema del recupero, io dico che un invito ai clienti attraverso ad esempio le family bag di continuare, continuare quell'esperienza positiva che magari in quel momento uno non ha più necessità a casa, portandosi, oppure il ristoratore accordandosi magari con qualche associazione vicino al suo locale dicendo guarda alla sera ti porto questo cibo per i poveri che hai. Quindi ci sono tante possibilità, gli strumenti ci sono. Che rientra nella responsabilità sociale di impresa, sì. E in inglese la corporate social responsibility. La tua partecipazione, insomma, quindi, a un bene comune. Quindi che comunque rientra sempre nel bilancio, e non si punti a Berlino sanno che potrebbe rientrare tutto all'interno del bilancio ambientale, quindi insomma sociale. Sociale, esatto. Quindi la parte ambiente e sociale dovrebbero andare sempre di pari passo, e ricordiamo questo è anche l'anno mondiale del turismo sostenibile. Certo. Quindi cerchiamo di vedere queste azioni anche come un'opportunità maggiore di marketing e poi di brand reputation, se fatto chiaramente in modo etico e non semplicemente per dire noi facciamo questa cosa, siamo fighi, siamo belli, no? Cioè, ci deve essere un vero sentimento dietro, no? Ovviamente. Un sentimento è un'esperienza, cioè non basta solo un'intenzione, occorre poi un'azione, documentarla anche. Per noi è importante far vedere che abbiamo recuperato quel cibo, dove è andato, chi sta aiutando, ma non occorre mettere milioni di tonnellate, basta dire io due pranzi li ho dati. Un gesto è un valore infinito, ma il problema di essere pesato. Poi come sapete io mi occupo poi principalmente delle colazioni, quindi della commercial breakfast, e veramente mi piange il cuore, mi viene un male allo stomaco quando è tutto quello spreco di alcuni clienti, insomma, immaginate cinesi, russi, insomma, quando c'è tutta quella roba sul tavolo, quindi tutto quello spreco, perché buttarlo quando si potrebbero fare delle azioni diverse. Mi piacerebbe scoprire insieme a voi quali sono le vostre difficoltà con il settore alberghiero e ristorativo. Magari non so, sono diverse rispetto alle mie. Difficoltà, dal canto nostro difficoltà, è un po' grossa. Non so, obiezioni. C'è anche, c'è, come dire, la necessità di costruire un dialogo più continuo, più concreto, se vogliamo anche un po' più razionalizzato, finalizzato a confrontarsi su quelle che le difficoltà possono essere e le obiezioni che possono essere sollevate, che aiuta entrambi poi questo dialogo ad avere un punto di vista più completo e quindi sviluppare poi delle azioni insieme volte a gesti di cui parlavamo anche prima fa, che davvero non si deve salvare il mondo dei soldi, si deve fare qualcosa che non si può fare, però se lo facciamo tutti nell'ottica della comunità, della responsabilità sociale e anche la responsabilità verso gli stessi, perché poi si parla anche di ambiente, di cose che ricadono su noi stessi, noi spesso ce le dimentichiamo, cavolo. Facciamo questo ragionamento, confrontiamoci, sviluppiamo insieme le risultati. Sì, io più che difficoltà hanno paure, ancora a volte paure che possiamo riassumere così, ma poi se do questo cibo, se succede qualcosa, chi ha la colpa? E io ricordo che dal 2003 in Italia esiste la legge Buon Samaritano che ha proprio il compito di chiarire la responsabilità civile tra donatore e ricevente. Quindi sappiatelo, utilizzatela. Altri timori sono, ma poi se esce la ASL, eccetera, eccetera. Noi ci siamo preoccupati di fare un manuale delle corrette prassi, cioè proprio per garantire anche sulle procedure. Allora se poi un altro mi fa un'altra obiezione e mi dice ma poi doveva finire la roba, ti documentiamo dove va a finire. Allora io dico che oggi rispetto a 27 anni fa quando ho cominciato, che chi buttava veniva premiato fiscalmente, chi donava veniva tassato, queste obiezioni non ci sono più. Quindi conoscenza, diffusione di questa conoscenza e poi l'ultimo elemento, che forse è il primo, che ho avuto modo di conoscere da un ristoratore, che mi diceva questo.
io prima in 5 minuti buttavo via tutto, però andavo via incazzato. Adesso, da quando vi ho conosciuto, impiego 10 minuti a mettere nelle vaschette, mettere in frigo, però vado via contento. Cioè, questo è, possiamo chiamare la responsabilità di noi. Cioè, il problema è che devi verificare tu se sei più contento o meno contento. Esatto. E diamo alcuni dati interessanti che ho sentito appunto poco fa nell'intervento vostro. Cominciamo con te, quindi dai qualche dato, insomma, un po' di numeri. L'esempio delle navi da crociera mi ha colpito tantissimo, quindi raccontiamo questo. Beh, ho usato questa immagine per dare, perché quando si parla di numeri è sempre un po' difficile, no? Per esempio, io dico che 1.300.000.000 di tonnellate di cibo che non sprecato tutto l'anno, sì, ci rendiamo conto che è grande, ma forse pratichiamo invece ho usato quella metafora che vuol dire prendiamo 8.600 di quelle giganti navi da crociera e le mettiamo in fila. 8.600 navi da crociera fanno un tonnellaggio che noi tutti gli anni buttiamo nella. Questo è un esempio che ci rende conto visivamente quanto è impattante questa situazione, è drammatica e a tutti i livelli, perché se poi andiamo anche superficialmente ma scomporre il dato, noi vediamo che 900 milioni di questi miliardi e tre viene sprecato, buttato, prima ancora di arrivare in una dispensa o in una cucina, quindi al mercato punta a campo, trasformazione e distribuzione. E poi naturalmente gli altri 400 milioni vengono buttati nelle cucine, sia in casa, nelle mense, nei ristoranti. Spesso un altro dato che mi colpisce è senza neanche passare dal fornello. Infatti racconta questo dato che mi ha colpito. Dalla dispensa all'immondizia. Infatti usano 95 kg ogni persona. Noi a livello di famiglia sì, sprechiamo 95 kg pro capite di cibo l'anno. Sembra un dato drammatico, sì, ma no, non è possibile. Se poi lo dividi con i 365 giorni dell'anno, fa qualche etto di cibo. Tu pensa, due vasetti di yogurt scaduti in frigorifero? Vorrei fare l'esempio contrario. Giustamente uno dice, beh, un vasetto, cosa vuoi che sia. Allora, guardiamo dall'altra parte. Un giorno eravamo in un grosso centro commerciale a fare un'intervista e il giornalista vede il direttore di questo centro commerciale che arriva con un carrello, mezzo carrello pieno di cibo che va recuperato. E rimane un po' male questo giornalista perché lui si immaginava di vedere montagne di roba recuperata. E quindi chiede, tutto qui? E il direttore dice, guardi, è tutto qui, però se lei moltiplica questo mezzo carrello per 365 giorni per i 50 punti vendita che abbiamo in Italia, fanno 450 tonnellate. Allora, se quel poco che alla fine uno dice, ma sì, ho buttato via, ma non si accorge che l'ho buttato via tutti i giorni, diventasse invece recuperato, avremmo delle cifre contrarie, piano piano, di misurare. Infatti in Italia è stimato che le eccedenze, c'è un bene ancora commestibile che avanza dal mercato e insomma 500.000 tonnellate oggi vengono recuperate. Perché? Perché c'è qualcuno che ha considerato che anche quel mezzo chilo, quel nulla che uno dice vabbè ma è nulla, ecco, in un'alleanza invece di solidarietà diventano migliaia e migliaia di tonnellate, come diventano migliaia e migliaia di tonnellate se ognuno ne butta via un chilo. Viene un po' il parallelismo, no, una goccia dell'oceano, cioè, tanto piccole gocce formano un oceano, no? Quindi, assolutamente. E, diamo anche un dato che mi ha colpito molto, insomma, anche qui il diamo cibo, insomma, aiutiamo gli altri e aiutiamo anche l'ambiente, quindi anche il dato di impatto sull'ambiente. Abbiamo voluto misurare questo impatto perché qualcuno ha osservato che la nostra attività di recupero però portava inquinamento, perché noi abbiamo automezzi, c'è le frigorifere, i magazzini e quindi vediamo, magari c'ha ragione, forse dobbiamo cambiare qualcosa. Allora, l'abbiamo fatto. In Italia vogliamo essere un po' disfattisti, no? È stato un percorso positivo e abbiamo fatto misurare da terzi evidentemente quello che era il nostro contributo negativo, cioè consumo di energia elettrica, consumo di benzina, per la logistica, per tutto quello, e quanto sarebbe stato invece il negativo se tutte quelle migliaia di tonnellate di cibo che abbiamo recuperato fosse buttato via.
e il bilancio è positivo, quindi a questo punto è... Anche perché noi ci dimentichiamo di considerare proprio quello, perché noi pensiamo, ok, sprechiamo il cibo, con il cibo sprechiamo tutte le risorse che sono state usate, terra, acqua, denaro. Il fatto è che smaltire i rifiuti continua a consumare risorse, cioè questo noi lo pensiamo mai. Ma l'impatto è veramente... Oppure il paradosso è che c'è una persona che ha bisogno e io per aiutarlo devo generare nuovo cibo quando dall'altra parte ne ho da buttare. Cioè, quindi è un problema proprio, come oggi si chiama, di economia circolare. Ma per non usare paroloni, si tratta di cominciare proprio quel vasetto, esatto, al posto di buttarlo via, assaggialo, che magari tutto donne, buono, attenzione, facci un dolcetto, mettilo, cioè fai, esatto, sì, cioè, usa la creatività, la fantasia, usa in questo, buon senso. Esattamente, perché ripeto, sentiti uno chef, non perché stai davanti al televisore a imitare quello che fanno gli altri, ma perché ti sei inventato una cosa che nessuno al mondo ha inventato. Sì, e più che altro non c'è bisogno di essere uno chef stellato, master chef, riega, mettere in atto una serie di buone prassi. Prima parlavamo delle ricette della tradizione. Le ricette della tradizione, anche qui, l'aspetto uomo-donna, noi adesso vediamo tutti questi chef ultra stellati in televisione, eccetera. Dobbiamo ricordarci molto che la nostra gastronomia è venuta dalle donne che erano le nostre mamme, esatto, le nostre nonne, che facevano i miracoli, sì, con il cibo. Ma loro sì che il food costing, allora, lo sapevano controllare bene. Ma oggi il titolo era importante, perché il titolo del nostro auspicio era insieme, oppure da soli si spreca, esatto, di più. Esatto. Allora, l'esempio che io racconto sempre è che appunto la mia nonna, cioè quelle che hanno inventato la famosa torta di pane, quei piatti, non è che erano dei master chef, no, avevano solo un piccolo problema. Uno, che avevano poca roba, esatto, e avevano tante persone. E lo sapevano utilizzare benissimo. Quindi dovevano, sì, ma allora la loro preoccupazione non era utilizzare benissimo, sfamare, non avevano tutti questo problema, perché dovevano utilizzare quello che ci avevano. Era sfamare tutti. Era sfamare tutti. Esatto. Allora, per quello che è importante anche quando uno fa la spesa, la faccia per sé, ma tenga conto anche degli altri. Allora, non dico che devi andare tutti i giorni alla mensa dei poveri, magari c'è un vicino, c'è un amico, invitalo, guarda, vieni a mangiare da me che ho avanzato della roba. Cioè, questa alleanza, questa condivisione del cibo è quella. Allora, non ci sono più le famiglie da di corte dove tutti, no? Allora la nonna cosa faceva? C'era lì un po' di pane secco, un po' di latte, io diventavo la torta, così meno tenevo buona, buoni quei 25 nipoti che aveva. Adesso la nonna va in palestra, vede un nipote forse una volta l'anno, è chiaro che se avanza qualcosa, allora magari inviti le amiche. Oppure insomma con le nonne del sud, fanno i pacchi. Ho conosciuto quattro ragazzi singoli in un quartiere periferico di Milano che hanno iniziato tra di loro a fare la spesa. E poi adesso quello che è così lo vanno da delle persone anziane che sono sole, si trovano a mangiare con loro. Magari fa bene al cuore, esatto. È per quello, fa bene al cuore. Esatto, magari un'opportunità invece che concentrare solamente sulla parte social, no, online, virtuale. Magari, esatto, poi dopo fai la foto e la metti su, sì, no, sui social. Magari un'occasione per tornare a parlare. Al posto di fare inventata la foto, crea l'occasione. Sì, magari è un'occasione per ritornare a parlare con le persone, ritornare certo, a mangiare insieme, certo, non ricordiamoci, il cibo è piacere. Esatto, in Italia dovremmo dire la convivialità, insomma. Poi il cibo è un dono, questo bisogna ricordarselo, perché come quando andiamo al mondo, la prima cosa che impattiamo è il seno della madre, che ci dona del cibo, così tutto è, perché non ce lo siamo inventati. Lo raccogliamo, lo trasformiamo, però è un dono, quindi come tutti i doni uno lo preserva, non è che lo butta via una volta che ha finito, no? Ecco, questo è fondamentale, perché se no si usa come un bene economico, ma il cibo ha un valore che è di più del prezzo, il valore del cibo non è il prezzo. E visto che siamo al Pala Congresso, mi raccontiamo un po', insomma, c'è una best practice, una case history di successo, sì, con lo chef che mi hai raccontato prima, quindi quali sono i benefici, e poi in questo contesto qua molto particolare dove insomma stiamo parlando di insomma 1000 persone in 2 giorni, insomma, facilissimo dirlo, è un'alleanza nata tra Banco Alimentare e Feder Congressi, che è appunto la relazione delle società che si occupano degli eventi, in particolare qua a Rimini con chef che
prendetelo di esempio. Anzi, lo invito poi a fare la mini intervista. Che insieme a Federica, che si occupa di marketing in questa pala congresse, oramai hanno pensato addirittura a delle ricette che non finiscono alla fine del buffet, ma poi possono proseguire la vita. Perché qua vicino c'è una mensa, la mensa di Sant'Antonio dei Frati, e a ogni fine evento viene recuperato e consegnato. A volte in un mese si possono arrivare anche 500 porzioni di cibo che i frati sono felicissimi di poter donare ai poveri che accolgono. Bello, bello questo. Volete aggiungere qualcos'altro per sensibilizzare la tematica? Buon appetito! Beh, diamo comunque qualche cifra sul Banco Alimentare, su quante città siete, qualche numero su questo per far capire l'importanza e l'impegno. In Italia abbiamo 21 sedi in tutte le regioni, 1800 volontari quotidianamente, oltre alla giornata nazionale della colletta alimentare l'ultimo sabato novembre, dove sono più di 140.000 volontari. L'anno scorso abbiamo distribuito più di 70.000 tonnellate di alimenti a 8.000 associazioni che aiutano più di 1,5 milioni di persone povere in Italia. Ma Slow Food, cosa ci vuoi dire? Vuoi darci qualche dato? Sui dati? Cosa vi ho detto? Non nel senso sulla vostra organizzazione, siete molto conosciuti, però siccome io non voglio dare mai nulla per scontato, quindi che cosa fa Slow Food? Cosa fa Slow Food? Slow Food, noi diciamo sempre che tutela, educa e promuove, quindi tutela quello che è un certo tipo di produzione alimentare e agricola, naturalmente, e non solo, attenta all'ambiente, alla salute delle persone, alle risorse anche in senso lato, educa, l'educazione è fondamentale, quello che stiamo dicendo educazione oggi a più riprese, sì, educazione in senso informazione, questa